so come andrà a finire. Boh, allora riproviamo. Io adesso qui ho FaceTime acceso e vediamo se non riesco ad invitare il Bottalico. Ma mi sa che non funziona più. No, non funziona più la cosa dei live condivisi, sapete? Parrebbe che non si possa più fare. No, Tommaso, ti chiamo da FaceTime. È l'unica. Allora, vediamo un po'. Così almeno mi dai due dritte. Vediamo se ci regge. Potrei chiamarti anche da Skype. Riesci a chiamarmi tu, Tommaso? Che adesso non mi trova neanche. Non mi trova neanche il tuo numero, pensa. Portate pazienza, va così. Intanto che ho chiesto a Tommaso se ci può chiamare lui, io mi timbro i personaggi. Io leggo che devi trascinare a sinistra e trovi i nomi. A sinistra. Se trascino a sinistra li tolgo. Ma il problema è che in realtà prima bastava. Si clicca sugli spettatori. Vediamo un po'. Allora, io ti vedo, Tommy. Vediamo, alziamo. Quindi siamo io in diretta e Tommaso su FaceTime. Vediamo come va il ritorno di voce. Ma tu avevi veramente il prosecco con le patatine? Aspettate. Che allarghiamo qua, cioè così. Vabbè, ma che disdetta, anche bello la famore. Buonasera. Vabbè, allora facciamo così e poi ci documenteremo. Secondo me non funzionano più le dirette Facebook, è sempre complicato fare le cose con te. Vabbè, grazie per non farmi sentire minimamente in colpa, te ne sono molto grata. Che fatica. Ah, vabbè, allora dimmi che cosa timbrare, Bottalico. Io avevo pulito anche il tavolo, non so se ti rendi conto. Bottalico. Io avevo pulito anche il tavolo. Ah, vedi che si sente il ritorno. Vabbè. No, ma ti sto togliendo perché okay. Io ti sento dal telefono. Ok, va bene. Però volevo vedere cosa fai perché io vedo te. Vedi me, obviously, che non è un gran bel vedere oggi. Qua adesso vedo quelli che fai. Cioè, abbiamo tutti i device del mondo attivi. Esatto, io sto anche caricando l'iPad se dovesse servire, non lo so. Vediamo. Li timbro tutti? No. Li timbri tutti? Io farei una selezione. Io ho questi, quelli dei personaggini. Ma loro mi sentono? Allora, sì, ti sentono perché ho messo il volume a 2000. Ah, ok. Vi lo sentite, vero? Adesso aspettiamo che qualcuno ci dica qualcosa. Intanto che mi dicono se ti sentono, io blatero che cosa ho scelto. Ho scelto un po' di set, sì, ti sentono. Ho scelto un po' di set di timbri che potevano andare bene per chi non sa colorare come me. Li trovate nel prodotto contenitore. Ce ne sono alcuni che il Bottalico mi ha bocciato, ma li rifacciamo poi per i fatti nostri. C'era questo set bellissimo dei coniglietti della My Favorite Things che mi ha bocciato. C'era il Puppy Tree che mi ha detto che è troppo complesso per le mie capacità, ma io mica mi arrendo così. Mi ha proprio detto questo no. Vabbè, poi vedremo gli orsetti che usiamo. Questo qui è della Create a Smile. E poi c'erano anche questi gattini qua che sciano. Insomma, vabbè, li rifaremo per i fatti nostri questi in una delle prossime puntate. Allora, mentre tu sosteggi il prosecco e c'è una patatina dentro il prosecco? No. E che cos'è quella roba? Ah, era il riflesso, sembrava una patatina dentro il prosecco. No, non le puccio le patatine nel prosecco. Ah no? Vabbè. Pucciare, termine romagnolo. Si dice anche qua, volevo dirti. Bottalico mi sta insegnando il romagnolo, non sono una grande allieva. Ma loro non mi vedono. Eh no, che non ti vedono, come faccio? No, allora non è interessante. Io bisogna scrivere a Zuckerberg. Qualcuno contatta Zuckerberg intanto? No, allora, non la potevo rimanere in pigiama, mi sono messo il tagliere. Il tagliere. Vorrei vederti, per favore. No, perché volevo dire due cose insieme. Gli ho detto, volevo sei dire, uomo. Mi sono messo la giacca e cavatta. Tu non ti sei messo il tagliere? No. Io abbiamo quelli, tutti. Io da questa domenica faccio i live in pigiama.
E cadde il non silenzio. vuole nessuno nei tuoi live. Non è che non voglio nessuno, non sono stata capace. Allora, live non riesco a sbloccare i commenti e non c'è verso. Non riesci a sbloccarli? No, mi dà commenti disattivati e non capisco come si fa. Ma anche se oggi la tecnologia non ci aiuta. Oggi no, ma anche se ne scrivi uno di commento, perché io prima li ho disattivati per errore e scrivendone uno sono tornati. Il cappellino non lo timbro, o l'hai usato? Il cappellino? Io l'ho fatto, l'ho fatto. Figurati, ok. Allora, questo è il cartoncino extra white di Tommaso che abbiamo visto essere perfetto per colorare con questo medium che sono i tombo ad alcol. Prendiamo un inchiostro ibrido oppure un inchiostro ad acqua, il memento nero va benissimo, questo è della Tailored ed è ibrido e va benissimo. Mio figlio le patatine le puccia nella Coca-Cola. A me la Coca-Cola non piace. Vabbè. Beh, non preoccupatevi, tutti gli altri difetti del mondo le manda. Sì, tanto anche, sì, mi difendo bene. È stato un Natale impegnativo gastronomicamente parlando, mi avete regalato l'impossibile e cioè mi sono sentita in obbligo di assaggiare tutto. Quei pinguini sono adorabili, sì, sono della Create a Smile, bellissimi. Adesso gli facciamo una seconda timbrata. Lui intanto fa l'aperitivo. D'altro canto è riccione, cosa deve fare? Cioè... Ah, guarda, ho una bottiglia. Una bottiglia, bambino, va bene. Non sono molto sicura di come... Ibrido vuol dire che va bene sia per le colorazioni ad alcol che le colorazioni ad acqua, quindi non sbava né con uno né con l'altro. Ibrido in questo senso. Boh, timbrato, poi pulisco dopo i timbri. Facciamo anche un orsetto? Facciamo anche un orsetto. Ma sì, ti do il beneficio della bravura oggi. Cioè, che mi sembra veramente esagerato. Quale facciamo? Quello che vuoi. Uno semplice. Facciamo che sono due. Cioè, o sono a coppie di due, se no uno da no, solo. No, sotto sono singoli. Però da solo, cioè... sembrano psicotici. Sembra che tra parentesi impariamo la prima regola. Voi non vedete la sua faccia, io sì. Allora io, se qualcuno ci fa fare un programma TV, io mi offro volontaria, però ho delle regole ben precise rispetto alla condivisione degli spazi. Commenti ogni tanto, io non li vedo. Sì, sarà un live difficile, dicono, c'è una bara vicino. Guardate, ho una bottiglia intera di prosecco. Allora, Bottalico, io voglio colorare. Qui, sì, ma ascolti, timbra anche un orsetto. Ma se ne tutto. Uno da coppia, timbra quello che vuoi. Ma che cazzo vuoi, ho capito? Però, perché volevo farti timbrare l'orsetto? Per farti vedere che l'orsetto è molto più difficile rispetto a questi personaggini. Che io avrei detto tutto il contrario. Perché ma vabbè, è molto più difficile un parolone perché con questi tombo alcolol delle lolle con questi tombo in realtà non è difficile con i prodotti all'alcol in generale, ma però lo sento parrebbe. È un po' più difficile perché domandiamolo al pubblico a casa. Ma non interroghiamoli, che già oggi gli ho fatto ripartire il live 4 volte, ci sono 140 persone a cui dovrò fare un regalo praticamente perché sono di nuovo qui. Voglio cioè, dire, no. A te, tu vuoi la mia scatolina di Halloween? No, io voglio un tuo gatto. E il mio gatto no. Quello ciccione. No, quello ciccione che ultimamente, ve lo dico, ho trovato il suo sedere nero nel lavandino che puliva i piatti sporchi. Vabbè. Perché patisce la fame. Perché patisce, madonna. Qualche associazione che salvi e si... Comunque volevo dirvi che stamattina gli ho messo il collirio e sono viva per raccontarlo. Tanta roba. Allora, quindi, perché l'orsetto è un po' più difficile? Spiegamelo. Perché sono tutte linee aperte. Cioè, non ci sono confini tra un oggetto e l'altro. Esempio, il pinguino ha un corpo triangolare, ha una pancia e sono due linee chiuse. Quindi in realtà tu puoi andare a sfumare e fare le ombre, dovunque più o meno vai bene.
mentre l'orsetto ha tutta la pancia, tutto il corpo, tutte le braccia, con tutte le linee aperte. Quindi le ombre le devi creare senza avere una linea di contorno da seguire. Ok, quindi sarebbe difficile se uno volesse veramente seguire la teoria delle ombre, perché per come coloro io... Ma no, non seguiremo la teoria delle ombre, no. Però lo faremo un po' stile Sirius, quindi un po' rotondetto. Rotondetto, mi piace. Ok, va bene. Dimmi. Partiamo dai colori, tutti? Tutti. Ok. Allora, li trovate, scusatemi, li trovate nel prodotto contenitore. Trovate un parolone. Se li trovate nel prodotto contenitore, poi che ci sia il negozio. No, sono praticamente. Ho l'espositore vuoto, ce l'eco nell'espositore di Tombow d'Alcol. Però ho un primo riassortimento, mi ritornerà i primissimi giorni dopo l'Epifania. E poi in realtà, da metà, dal 20, una roba del genere, avremo di nuovo l'assortimento completo. Quindi continuate tranquillamente ad ordinarli, che io poi li smisto. E ci sarà chi li smisterà al posto mio mentre io sarò al ciao. Detto ciò. Dime. Detto ciò, abbiamo deciso di utilizzare una selezione di grigi che vanno sempre bene. Che non so se sono questi, perché adesso non ho sotto mano il allora, tuo elenco. Sì. Noi utilizzeremo per la plancettina, che io avrei fatto completa, ma tanto nessuno la può vedere. Aspetta, così. Comodo fare. che si sono. Vede che. Vorrei farvi notare dove io tengo il mio scotch blu. Beh, ma in realtà lì appeso ci sono altre cose. Ma loro non lo vedono, non glielo dire. Allora, controlla, va? Sì. Dovresti avere l'N75, che è un grigio chiaro. Eccolo qua. Ah, si vede anche il mio prosecco. Buonasera, sì. Cucina a tutti. Che live difficile, sì. Poi... di cui non vedo nessuno scotch di demarcazione. Porca paletta. N55. Aspetta. Sì, N55. Che è un grigino un po' più intenso. Oh, che ci mette lo scotch rosa. Sì. E l'N25, che è un grigio chiaro. E l'N25, che no. Cioè, che è quasi un nero in realtà. Che è questo qua. Nero. Ok. Sì. Grigio chiaro, un parolone, quello nero. Questo qua. No, quello nero. È questo l'N25. Quello, sì. Ah, scusa, perché arrivi in ritardo. Io, avevi sì. Un donciolino. Sì, 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 sai, sì. Non ti vedi in diretta. Già è complicato. Lo so, lo so, Sara Trebbi, ti dovrò fare un altro regalo enorme. Tipo, okay, non un mio gatto. Tre colorini, un giallo, un arancio per fare la carota e l'azzurrino per fare... però io non vedo i commenti e non mi fido, quindi vado a prendere il computer, accendo anche quello e guardo. Va bene, io intanto metto il nastrino, perché se si accorge che non ho messo il nastrino di proprietà, poi non mi insegna più. Già così è stato particolarmente complicato convincerlo, insomma. Vabbè, che vita difficile. Cioè, io volevo colorare due bamboccini, non pensavo. Bene, mi sto collegando col terzo device. Che qua la tecnologia non ci manca. Allora, e mi chiede: davvero vuoi connetterti per la terza volta? Non ho scelta, in realtà non ho alternative, se potessi scegliere. Allora, qua ti metto qua. Metto i nastrini perché Bottalico è vergine, è della Vergine, quindi vanno marcati così che questi siano i miei e non li possa confondere con quelli che sono in vendita o con quelli di qualcun altro. Comunque li confonde lo stesso, perché non trovavo il blender. L'ho trovato, è qua. Era in mezzo. Stai buono. Ok. È connesso più volte. Con questo set piccolo, in realtà possiamo andare a fare tutta la plancettina in tranquillità. Dei grigi, se qualcuno vuole sapere qual è... la scala colori, vi svelo che è molto semplice individuarla. E sono un pelo al contrario, ma in realtà i grigi, le tonalità di grigi, che quindi parte dal grigio più chiaro al nero, sono 10, 9, scusa. E il più chiaro è l'N95, che tu non hai. Ok, bene.
E poi, tranne il primo, si va di 10 in meno, a parte tranne il primo che è l'N75, che tu dovresti avere. Il più chiaro poi è il 65, il 55, il 45, il 35, il 25 e il 15. C'è già troppo. Quindi mano a mano che scali di 10, sai che quello è il colore più scuro di quello di prima. Ok. Noi ne abbiamo saltati qualcuno di numero perché non è detto che si debbano usare per forza questi certo. Cigli. Noi faremo una sfumatura un po' più distante. Ok. Perché è più semplice. Partiamo! Partiamo! Tu vedi me? Sì, sì, io vedo te. Sì, sì, io vedo te. Che colore prendo? Il PN? Partiamo dal più chiaro. Si parte dal più chiaro. 75. L'N75. Ok. Che nel nostro... Ah, ecco. Noi abbiamo due opzioni per i pupazzi di neve. Partiamo dai pupazzi del corpo dei pupazzi di neve. Ok. Tu non ti sei stampato il fantastico JPEG che io ti ho mandato con le ombre? No. No, ok, perché tanto uno lavora. Potrei lanciarla sul momento la stampa. Madonna, Bottalico, aspetta. Ti hai messo in pausa? Messo in pausa te e vorrei metterti in pausa a tempo indeterminato. Però mi servi qui nel live oggi e quindi non posso farlo. Dov'è? No. Quale JPEG vuoi? Quello con le ombre? È quella di Messenger. Sto cercando. Ma smetti. Allora, dovete sapere. Io lo odio quest'uomo. Io ho preparato per Clelia un file digitale dove ho inserito digitalmente dei punti d'ombra dove deve andare ad applicare le ombre. Il tutto non perché voglio bene a Clelia, obviously not, ma perché sto imparando a usare una nuova applicazione per il disegno digitale per la quale ho perso una settimana di vita e di sonno. No, di sonno non è vero, non lo trovo, Bottalico, devo per forza usarlo. Era carino da fare vedere, quindi sì, ok. Te lo posso rimandare. Grazie, mi faresti un'enorme cortesia. Allora, se non ti arreca troppo disturbo, si fatta no. Gentilezza. Grazie. No, non lo posso fare. Grazie. Allora. Ben gentile. Immagini. Madre, poi devi andarmelo a prendere. Oh my God. Finiremo alle 10. Adesso appena mi manda questa immagine, io la stampo. Ho bisogno solo che me la avvicini, così la possiamo condividere col mondo e lui è felice. Mi prende anche in giro. No, no, io? Ma va, de che? Allora. Che non la trovi neanche tu. No, no, io l'ho già trovata, che devo ritrasformarla perché... Ok, mi dice con chi la voglio condividere e dico con un click molto semplice che la voglio condividere con Clelia. Fatto. Ok, allora, adesso noi questa ce la stampiamo a colori. Mamma, per cortesia, vai a prendermi sta roba, sennò non mi dà pace. Signora, mi dispiace. Della stampante. Ha avuto solo tutto il giorno per farlo. Ho fatto anche altro io oggi, comunque, così per dire. Siete uno spasso, dice Elena Bellotto. Elena, guarda, boh. Non lo so, io saprei come passare le mie serate in realtà, però vabbè. Allora, Bottalico, piantla lì. Quando arriverà questo foglio e ve lo potrà far vedere, vedrete, brutta idea, vedrete punti di ombra, ma in realtà, come vi dicevo, per ombreggiare la neve, noi abbiamo due opzioni, o i grigi o gli azzurri. Così, siamo felici? Dov'è? Non lo vedo ancora. Perché sono un po' in ritardo rispetto a... Sì. Ovviamente non l'ho impaginato. Guardate come l'ha stampato picco. Adesso comunque, mi materializzo lì e ti do due ceffoni. Comunque quello è il timbro colorato digitalmente, quindi in realtà ho solo aggiunto dei grigi e delle ombre per far vedere le zone d'ombra. Adesso le tiene lì, così si vede, che sono dei suggerimenti poi in realtà. Comunque, dei pupazzi di neve possiamo scegliere o il grigino che hai in mano o l'azzurrino che hai di là, il 4,91. Facciamo il grigino. Ok, allora partiamo dal primo col cappello.
E partiamo con il blender. Mi tratto in inganno. Ok. Vai col blender. Where? Blender. Sì, ok. Blender, sì. Dove? Dove vuoi? Aspetta, che... perché io ti vedo che hai ancora il grigio. Sembriamo due imbecilliti. Faremo un pupazzo solo. Allora, bagni tutta la parte della testa in dove c'è il cappello, sotto il cappello. Sotto il cappello, ok. Fatto. Io lo posso fare perché tu mi vedi a me. Sì, lo faccio anche nella zona d'ombra che tu hai fatto, proprio solo sotto. No, no, io questo è il pupazzo, sì? Lo fai proprio in tutta la testa. Tutta puoi la andare testa. Sulla carota, sugli okay. occhi, non succede niente. Va bene, devi bambino. Praticamente bagnare la parte alta della testa. Fatto. In realtà io adesso l'ho bagnata tutta. Anch'io. E poi prendi il colore N75, che è questo grigio più chiarino, sì? Il primo colore più chiaro, e lo andiamo a mettere facendo una linea sotto al cappello sostanzialmente. Ok. Una linea che segue tutto il cappello. E poi, proprio con dei tocchi super leggeri, lo vai a sfumare nel punto di confine, ma vedrai. My blender? Dopo, sì. Quella fa la più grossa. Adesso forse tu l'hai già fatta, perché io la vedo dopo, però, ok? E col blender vai a togliere il punto di stacco, però dovresti notare che ti si sfuma molto più facilmente, perché essendo bagnato sotto, sì. In realtà potresti anche non averne bisogno. Ok. Questa sfumatura un pochino lo dobbiamo fare, ecco, non con dei piccoli tocchi ma con dei bei tocchi. Infatti ho premuto poi di più, sì, così esce. Perfetto. Ok. E fare la stessa cosa, visto che hai già il blender in mano, nella parte del corpo. Se guardi il disegno, sì. Vedi che l'ombra è proprio sotto il collo. Ok, solo qui o tutto il corpo vuoi che faccia col blender? Ma io solitamente lo bagno tutto, okay, perché sento bene. Che il colore si trascina più facilmente. Ok, e poi faccio la stessa cosa seguendo la tua indicazione. Di cui dicono stasera brucio la cena. Io non cenerò stasera, però... però mi divertirò molto. No, ma non credo, non preoccupate, fra 20 minuti la lascio. Ho sbagliato. Ok. Ok, belle pennellate lunghe e meno tocchi possibili. Ok. Mi è rimasta la riga. La togli col blender? Però dovresti trovare molta più semplicità nel toglierla. Mm-hmm. Vai in orizzontale con le pennellate, non in verticale. In orizzontale? Sì, segui proprio la linea, idrata quella linea lì. Fatto. Ok? E questo è un altro sistema per sfumare da colore a bianco. Ok. E idratando la carta sotto, soprattutto sì. Per le zone dove veramente deve rimanere un bel po' di bianco. Sì, in effetti quando poi si asciuga, sì. Sì, eh? E sai che io non uso mai, cioè non uso mai, cioè non, di solito il blender mi lascia un po' perplessa perché bagna tanto la carta, però effettivamente quando si asciuga il colore viaggia di più, sì. È più facile da sfumare, sì. Mm-mm. Ok. E puoi fare la stessa cosa se vuoi tenere sempre il grigio, nell'altro pupazzetto di neve che ha il visetto un po' più quadratino. Quindi prima blender... Sì, e qua però cerca di non fare delle sfumature dritte, okay. Ma di seguire, ad esempio, sulla testa del disegnino che ti ho mandato, c'è una specie di sì. Parentesi sì. Come sfumatura, okay. No? Perché questa segue un po' la rotondità della testa. Babbana. Certo che vedere me era tutta un'altra cosa. Mi rendo conto, poi cioè, uno nella vita si accontenta... della clé o di quello che passa il convento. Ok. Troppi, troppi segni. Troppi? Sospetti. Più segni fai, più colore scende e più è difficile da sfumare. Ok. Ma quindi mi stai parlando del grigio? Ho messo troppe volte il grigio? Sì, perché io ti vedo dopo. Ok. Sì. Ok. Faccio anche il corpo sotto? Sì. Quindi una passata sola di grigio e col blender. Quello che hai detto del blender che bagna la carta non è sbagliato, perché se usi un cartoncino più leggero del mio, uh-huh.
comunque liscio e lo bagni troppo, rischi che il colore continui a camminare oltre alla linea. Certo. Ok. Infatti mi è venuto meglio. Praticamente i pupazzi di neve, fatta la carota un po' il cappellino, sono già finiti. Super semplici. Il piccolino, fallo con l'azzurrino. Il piccolino, mamma no. No, la serranda no. Questo, stessa cosa ma con l'azzurro, giusto? Esatto, vedrai che con l'azzurro è ancora più semplice sfumare perché è ancora più chiaro. Ok. Lui è purtroppo un bellissimo colore. Purtroppo? No, no, perché per quello che devo dire adesso, è un bellissimo colore, però diciamo che per quelli precisetti come me è un colore che io ho soprannominato orfanello. Perché? Perché non ha un match vero e proprio di colore più scuro. Sta bene con tanti colori. Ma questo 401? No, 401. E non è il 401? No, perché quello è un turchese violento. E infatti, e che colore invece avrebbe dovuto essere? Ti ho scritto 401? O forse l'ho letto male. No, io ho scritto 401. Ah, infatti è un po' violento. Tu volevi bello, il 4... però. Tu volevi il 491. E il 491. Ok, ma io lo blendizzo. Guarda. Ma parecchio anche. Così, va là. Che problema c'è? Praticamente gli hai fatto una calotta polare. Sì, non importa, adesso faccio il corpo. Cosa vuoi che mi scoraggi? Ma va. Cioè. Vedi, ti ho fatto aprire un colore in più. Adesso poi gli metto il, giuro. Gli metto la... Ah, il 491 era neve. 491, allora poi dobbiamo cambiarlo anche nel prodotto contenitore, va bene? Hai sbagliato. Ho sbagliato. Chiedo venia comunque. Buone le patatine, Tommaso? Credo di sì. Penso che il prosecco abbia già fatto il suo corso. Sono, sì, a metà. Allora, per il nasino hai usato questo, la carota 933, giusto? Ho usato il giallo 991 per primo. Ok, hai usato anche il blender o no? No. Ho fatto una tinta piena e poi sfumata, non l'arancio e il giallo. Sì, 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 adesso è in mano. È che mi vedi in ritardo. Non solo in ritardo, l'avevi anche aperto. ma poi ho visto. Ciao, scusate, magari è già stato detto che carta state usando. Stiamo usando la 350 grammi extra white della mia linea. Ma Maria Giulia mi chiede se sono buone le patatine perché si sente tanto che le mangio. No, perché immagino che tu le stia mangiando e fai solo bene, le mangerei anche. Ma tra parentesi ho scoperto queste patatine, uccidetemi. Ecco, benissimo. Cosa hanno queste patatine bottate? Lime e pepe rosa. Lime e pepe rosa, non le voglio assaggiare mai. No. Il video mi sta facendo vedere che è ombreggiato, ma forse non lo sto vedendo giusto. Sì, ho ombreggiato, non avrei dovuto. Non dovevo? Sì, sì, sì. Ok, ma anche perché l'ho fatto ormai, quindi. Esatto. Indietro non si può tornare. No, not really. E il cappello come lo facciamo di questo qui? Di quale? Di questo che abbiamo fatto adesso? Di quello dell'unico che ha il cappello. Che è il pupazzino. Ok, che ce l'ha addosso. Allora, sì? Vai a blender su tutto. Sì. E poi? Sì. Dovrai col grigio chiaro, come il corpo. Sì. Creare un'ombra solo nell'angolo in basso a sinistra e poi una linea che segue il contorno del cappello, cioè sì, l'ho vista, la faccio vedere, credo di averla vista. Ok, lì un pochino sfumi e una lineetta, sì, che parte lì un po' più grossina. Sì, puoi fare anche un lato e l'altro lato, va bene, sì. Ok. L'importante è che rimanga al centro e la parte in alto a destra un po' più chiara. Ok. Ok, e adesso nella parte tonda del cappello, cioè il sopra, sì, puoi andare ad aggiungere anche il grigio intermedio. Che è il 5-5. Esatto. E ne aggiungo un po' sopra, nella parte in alto. In basso lì, nell'angolino in basso. Sopra, sì. In basso nell'angolino sopra, mi dove vedi che nel disegno che ti ho mandato è più scuro. Ok, non mi confondere che io ho già delle problematiche non indifferenti. Ok, queste
secondo me ha anche tanto molto più ritardo. E tra parentesi, guarda che storia, nell'iPad sei in ritardo e nel computer hai un ritardo ancora diverso. Davvero? Anche nel, sì. Su FaceTime? Su FaceTime ti vedo di faccia, quindi ti vedo in tempo reale. E che se cerco di farti vedere che cosa faccio, poi non ti vedo. Ma ascolta, sotto questo pupazzo che è il cappello, dovrei forse scurire l'ombra sotto il cappello? Tu l'hai scurita forse un pochino? Forse la vedi dall'immagine. No, non è. Io il pupazzo, se vuoi, un pochino, magari puoi fare solo l'angolino a destra, invece che fare tutto. E non usare però il colore più scuro. Sempre con quello più... Sempre con quello più chiaro, perché tanto comunque a sovrapposizione si va in velatura. E col blender una cosa così. Ah Giorgia, no, il washi serve solo per far sì che lei non li confonda e non vi renda quelli utilizzati. Ecco, qui stanno iniziando a sparare. Vabbè, ok, e questo con è fatto. Ok, con il grigio medio, il 5.5, sì, e ne sarai felice di questo. Mm-hmm. Puoi colorare tutto il corpo dei due pinguini. Tutto? Tutto. Becco no, pancia no, tutto il resto sì. Mi piacciono queste ad arco perché posso riempire gli spazi come se avessi 5 anni. Più o meno sì, si dovrebbero uniformare. Sì, sì, si uniformano. Giorgia chiedeva, perché l'ho risposto prima, se il washi serviva a identificare le famiglie di colori. No, serve solo per distinguere che sono miei. Che non li deve vendere usati o rovinati. Non li devo vendere, è un'imposizione. È un'imposizione del bottalico, io non l'avrei fatto, però. Uno gli chiede delle lezioni, poi deve sottostare, no? Al maestro Miyagi. C'è anche il piccolo. Metti il blender, togli il blender. No. Bevi il prosecco, mangia la patatina. Bevi il prosecco, mangia la patatina. Ecco. Andrò fuori gli spazi in un secondo. Ok. Hai anche la punta piccola, eh? Vabbè. Cancelliamo questa roba qua. Ok. Adesso? Adesso prendi l'N25, che è il nero prima del nero, perché in realtà è un grigio scuro, non è nero. Sì. E fai un'ombreggiatura dal basso. È complicata questa cosa. Così. Ti spingi più o meno verso la metà. E poi per sfumare il colore utilizzi il colore di base, l'N55, ma vedrai che si sfumano veramente facilmente. Cerca di non finire con un contorno dritto, ma magari di fare qualche pennellata più lunga, più corta, più lunga, più corta, così crei già un aspetto frastagliatino. Ci ho provato. Che ti dovrebbe aiutare. Esatto, non ti preoccupare se diventa più scuro, perché quello scuro poi non si asciuga, non no? Di usare nient'altro, torna chiaro. È una roba che mi piace tantissimo, questa di questi pennarelli qua. Quando si asciugano? Sì, che in realtà no, quando sono umidi si sfumano da soli. Sì, sì, è sì. Meraviglioso. Un po' come mangiare un panino al salame, va giù da solo. Da solo. Non era esattamente questo, sai, il paragone che vuoi mettere. Però. Ma no, mi è solo venuto in mente che dove sei tu adesso c'erano i freschi una volta. Once upon a time. Correggiamo questo coso qua che abbiamo sbavato. Ah, Giorgia, volevo dire che io ho visto una vetrina di Natale del suo negozio. Meravigliosa. Ma non sapevo come dirglielo, glielo dico live. Mi sembra perfetto. Vorrei avere 3-4 anni per andare a comprare quei vestiti che si pone. Però saprei a chi comprarli. Absolutely. Ma le pancine? Le pancine, abbiamo scelto il pinguino che ha un nome ed è gialla. Ci sono dei pinguini che nel corpetto davanti hanno una sfumatura gialla in alto, e infatti io gli ho fatto un po' di giallo. Quindi questo blender prima e poi dai un colpettino proprio di giallo in alto e lo sfumi di nuovo col blender.
così. O è troppo poco? Esatto. Adesso. Voilà, ovvio che questo perché abbiamo scelto un giallo chiaro. Se fosse Certo. stato un rosso. No, obviously. Adesso faccio anche quello piccino. Sì, e poi visto che hai già giallo, puoi già colorare il becco di giallo e dargli un piccolo colpetto di arancio. Course. E poi visto che hai il giallo, facciamo anche la volpina. Che strano abbinamento, pinguino, pupazzo di neve e volpina. Ma è delizioso questo set di timbri. Ok, e do anche un colpetto, abbiamo detto, di arancio. Adesso seguo le tue. Sul pinguino piccolo non abbiamo messo però le ombre. La Clelia come fa? Sul naso? No, poi ecco, non metterla. Io Adesso mo, cioè. l'avrei fatta con la punta fine, però. Are you happy? Yes. Clelia, riesci a fare un pochino di zoom? Sì. Aspettate che. Sì, e mi Marta sposto. Mastria Gianfreda deve essere tua amica perché dice che è una meraviglia. Grazie per la fiducia. Ho sbavato tutto, ma colorare attraverso il telefono, signori. Volpina. La volpina, allora, ha l'interno della testa, quindi la parte a triangolo, tutta gialla. Senza blender vado direttamente. No, qua facciamo un tinta piena. E poi ha il corpo senza pancino tutto giallo e la coda tutta gialla. Enrica ti ringrazia dello zoom. Prego, adesso magari mi sposto anche un pochino più a favore di zoom. Così. Buona, le patatine. Ok, fatto. Non ve lo dico, adesso ti prendo e ti faccio vedere. Poi buttaligo l'arancio. Poi l'arancio. L'arancio mi è scoppiata una Difficile bomba questo qua. live. L'arancio a destra e a sinistra della fronte. Che arriva fino al naso o no? No, solo No, no, nella no, vedi cosina che ci ho qua. lasciato del giallo. Ho Hai sbavato, 6 minuti, ovviamente. poi io chiudo. Va bene, io continuo per i fatti miei, Bottalico, perché io sono una donna indipendente, è chiaro? Ah, guarda, su questo mi è chiaro da diverso tempo. Oh. Ok. Bottavico sei il guru delle sfumature, ma in realtà ho pazienza. Sto bevendo una bottiglia di prosecco, Da molto veloce. solo, vabbè. Simon Farley, anche mia figlia si chiama Clelia, con uno Davvero? stupendo. Pensa. Sì, non è sempre una garanzia il nome, però. Poi Buttalico, poi. sotto al collo, sotto la sciarpetta, quindi lasci le zampette chiare. E anche, cioè sotto la sciarpetta dritta e anche sotto un pochino Sì, qua quelli che sotto. scendono, che pendono. Qui. Poco, perché l'arancio è strong. Anche se rientra nei gialli. Perché Ok. i 900 sono, vabbè, gialli aranci in realtà. E la E poi codina. all'inizio della coda, cioè nell'attaccatura del sedere, Ok. Ok. È molto carina. Piena? la sciarpa l'ho fatta tutta azzurra, di piena, senza nessuna sfumatura. Mamma, è la testa di quel pupazzo di neve che si è congelata, sembra congelato. Questa? No, il pupazzo di neve è quello che abbiamo fatto col turchese. Fa Frozen, va bene. Frozen. Adesso canta. Ok. Ah, con l'arancio mi sono dimenticato. Chiaro, devi fare anche le orecchie, la parte del risvoltino, non la parte interna. Poi, allora, Clelia, mi stanno proprio convincendo questi pennarelli, sono proprio bellissimi, rendono vivi i timbri. Sì, poi sono Ma facili in Clelia, realtà. non sei stanca di far finta di non saper colorare per mantenere alto il legno col palico?
Barbara, se tu fossi qui a vedere. Come si butta fuori Barbara adesso scusate che devo andare a cercare, no. Ma Barbara, ma in realtà lei fa così con tutto, sa fare tutto. Ma tutto fuori dai bordi, poi lo ritaglio. I bordi sono... Lo ritaglio. Allora, ci potremmo fermare. Mm-hmm. Ma la lasciamo bianca. Per rendere il visino, le guanciotte, la pancia un po' più rotonde, mm-hmm. Io ho messo un po' di grigio. Which one? Ok. Nella parte bassa della pancia e un pochino sulle gote. Ok, quale grigio hai usato? Quello più chiaro, il 97. Poi Barbara, il mio lavoro è prepararmi live, perché in realtà lei se no arrivava allo sbando, prendevi i colori, quelli che capitavano. Ma io non ce l'ho il 97. Non era il 75. Il 75. La tombola. Ah. Tu lo stavi anche cercando. Sì, magari avevo sbagliato. Niente di più facile. Poi lo sfumo col blender. Sì, avremmo... Ma anche fatto meglio blendizzando a metterlo prima, lo so, però ormai rimediamo. Ormai in live mi dice che sei andata avanti. No, ma col blender il colore è chiaro. Sì, è venuto bene lo stesso. Faccio così anche la puntina della codina e le zampine o li lasciamo così? No, lasciamoli bianchi. Lasciamoli bianchi, ok, va bene. Questo grigio che abbiamo dato era per dare un po' di rotondità. Ok. L'unica cosa che puoi fare è colorare la sciarpina del pupazzo di neve piccolo, se vuoi, i bottoni del pupazzo di neve, quello con la testa quadrata, e finirei col cilindro, che è molto semplice, così abbiamo fatto tutto. Questo si colora veramente in 10 minuti, se, siete se lì, non siete se me, sempre. Sicuramente. Ma no, se sono... È la prima diretta che seguo. Non tornerà mai Marta, più. Marta, dammi ascoltare. Vedi di disintossicarti subito. Non tornerà mai più, perdiamoli i clienti così. Però io questo qui che gli ho fatto la testa congelata potrei provare a decongelargliela sfumando con quello più chiaro, al limite lo rovino. Facciamo il cilindro. Va bene Miyagi, dimmi. Ma oggi sto capello mosso? E l'effetto Mafalda, non li ho piastrati. Perché io, a me è esplosa una bomba in testa, però non li ho piastrati, li ho lavati e non li ho piastrati, beh, facciamo il cilindro Miyagi. A me così piacciono. A me no. Allora, il cilindro dobbiamo praticamente lasciargli un punto di luce. Sì, e usi questo qua. Parti dal grigio anche medio. No, usa il chiaro. Usa il chiaro, fai devi, la prima linea. Devi dirmi allora, indicazioni precise. 75, colore neutro 75 sulla ruota di Milano. Ok. E faccio le parti laterali. Mm-hmm. Daniela Tavolazzi dice che siamo meglio di una serie di Netflix. Sì, ma questa serie ha solo una puntata, questa. Avevi detto che mi avresti insegnato, bugiardo. Sì, ma è, no, beh, però tu sei molto brava, come hai scritto l'altra certo. Tua fan, uh-huh. Non hai più bisogno di me. Blendizzo. Sì. Brutta persona che non sei altra. Madonna, ma sembra con i capelli più brutti di quelli che ho quasi. Ma tanto non ci vedono, Bottalico, stiamo sereni. No, a me no, di sicuro. No, neanche a me. E adesso vado di grigio più scuro? Sì. Che vuol dire il 55? Sì, poco però perché è già tanto piccola la zona. E poi col blender mi pare di vedere che tu hai blendizzato tanto. Sì, tu mangi. Cioè che non c'è più tanto bianco. No, quindi faccio solo delle piccolissime zone. E queste invece le vado a sfumare con il colore più chiaro, giusto? Ma io andrei col blender, così eviti di trascinartelo troppo in giro. Questa operazione di usare il blender su due colori che sono già uno accostati si può fare solo se il colore sotto è chiaro. Se l'avessimo fatto nell'incontro delle due sfumature del corpo del pinguino, mm-hmm.
dove c'è un grigio scuro e un nero, il grigio scuro sarebbe sbiancato, come se fossimo andati con della candeggina. Secondo me avrei dovuto aspettare un pochino, perché il mio capello adesso è tanto bianco e ha sbordato, ho messo troppo blender. Cosa ridi? Io adesso lo scurisco. No, rido perché guarda. Non sono esattamente uguali. No, però guarda i contorni. Ah, vabbè, sono usciti, vabbè, ma tu puoi. Io lo scurisco un po'. Sì, lascialo decantare. Lascialo decantare, va bene. Facciamo l'orso. Facciamo l'orso. Poi metti basta, blender, togli blender. Sì, le card non le montiamo. Avevo preparato dei pannellini. Sì. Avevo preparato dei pannellini deliziosi, ma sarà per un'altra volta. Vabbè. Ma questi personaggi hanno delle fustelle? Quelli di Mama Elephant sicuramente sì, ma non credo di averle adesso. Quelli di Create a Smile non ne sono sicura, perché ho preso quasi sempre solo i timbri. Okay. Orsetto. Allora, usiamo una combo sempre di neutri, ma un po' più beigeolina. Dimmi. Tu dovresti avere il l'N00, vabbè, l'89, il 79 e il 69. Exactly. Queste fanno la parte dei neutri beige, sì, caldi, e ce ne sono 5 per fare una combo completa. 89, 79, 69, 49 e 29. La combo completa. Ok. Noi abbiamo i primi tre più chiari, quindi partiamo dall'89. Sì. L'89 lo diamo sulla testa, che scende più o meno... Ah no, aspetta. Blendizza tutto. Sì. Hai il tuo lì davanti? Sì. Blendizzo, scusami, mi sono distratta, Miyagi. Blendizzo tutto. Devi dire sì, sensei. Sì, sensei, va bene. Oh mio Dio, effetto Mafalda. Sì, però sta bene. Lei dice no, di no, invece non mi sì. Piacciono così. Sembro una cretina scappata di casa. Perché se mi tolgo la pinza, Bottalico, sembro una cretina scappata di casa. Allora, sulla cretina non mi esprimo. Sembro una scappata di casa. Di casa. Comunque, sì. Ok, grigio l'abbiamo dato sulla testa e poi lo diamo anche nel piede, quindi in alto e in basso. Allora, in realtà qui basta quello che ho dato sul piede, sul piede quello davanti, ok, che sale un po' su, sale un po' su, seguendo sia il ginocchio che il sedere. Ah, l'ho messo su quello dietro, mi sa, perché ma quello dietro va bene, che quello dietro va scuro, okay. E quindi va comunque quindi bene. Qua sul piede, salendo verso il ginocchio. Elena Colombo dice: fatti vedere, Cle. A me non chiedetelo perché non accadrà questa sera. Ho anche la pigiama, ho anche la giacca da camera. Tu potresti fare uno screenshot e ricattarmi. Il postino mi ha chiesto dove ho comprato la giacca da camera. Ok, poi aspetta, vado avanti sulla pancia e sotto il braccio qua, giusto? Esatto. E poi ci sarà da fare anche il braccio. Il sedere e il braccio. Quello che dicevo prima è che sotto il braccio vedi che non c'è un punto di fine. Il sì. Punto di fine lo devi creare facendo una forma un po' più appuntita verso la fine e soprattutto sfumandolo tanto con il blender. Esatto, perché lo devi portare a neutro, se no ti rimane una linea. Allora, non che le linee siano sbagliate, le linee è un altro tipo di colorazione. Esiste un tipo di colorazione un po' più manga, se vuoi, un sì. Po' più fumettoso, grafica. Che lascia proprio delle campiture dove tu ne vedi i bordi, però non è il nostro caso, cioè non sono quelle che piacciono a me, perlomeno. Chissà se cosa ho fatto, può essere. Vabbè, adesso che si asciuga poi me lo dirai. Non credo che sia esattamente il risultato che volevi, sensei, però... L'orsetto piccolo, no, sembra solo che tu ne abbia usato tanto di colore, però va bene, lui è un po' più abbronzatino. L'orsetto piccolo dovrebbe, allora, se fossimo in legge di ombre, regole delle ombre, lui dovrebbe avere un'ombra dove il braccio dell'orsetto grande lo tocca. Ma siccome secondo me facciamo più casino che altro, perché non abbiamo tantissime tonalità di grigio, io andrei a scurire solo la schiena, partendo dalla testa lungo la schiena. Non molto in fondo, non arrivare troppo in fondo. Troppo too late. Too late, perché infatti io vedo che inizia adesso e invece da sì. Vabbè, io adesso lo sfumo. Colorato anche l'altro, bello. Vabbè, Bottalico, va bene.
Ho altre doti. Perché resistere? Ma non no, resistere, sono, Roberto, sono bellissimi. Effettivamente sono facili da usare. Sì, se riesco io è veramente alla portata di chiunque. Perché poi adesso medio, quindi il 79, esatto. Ok, e andiamo un po' a rimarcare le zone. Ad esempio, la zampetta dietro la puoi riempire intera. Che la zampetta dietro per te qual è? È quella dell'orsetto grande che sta in secondo piano. Ok, piena. Ok. Poi puoi ripartire dalla testa, che sicuramente sarà scuretta. Sì, sei completamente fuori fuoco, ma testa, sì, orecchio. E faccio una cosa tondeggiante che viene giù verso la schiena, ok? E poi vado a riprendere dove abbiamo messo le ombre prima. Io non le ho messe proprio sul piede, sono partito più dal sedere. Ok. E poi un pochino l'angolo più interno, quindi dove ha la zampetta dell'orsetto piccolo, sì, e verso il braccio ho fatto un tocco di ombra, però con questo scuro non arrivi in fondo dove sei arrivata col chiaro, perché sennò fai too late. Sì. Ok, va bene, adesso vado col più chiaro, che è, ricordami, l'89. L'89, vabbè, adesso lo sistemo. No, ma no, figurati, ma tanto non sei una che va autonomamente. No, adesso chiedete a Clelia come gli ho insegnato a fare due cose di grafica. La pazienza è un'altra roba. Ma no, di pazienza io ne sono dotatissimo. Boh, vabbè, adesso rido da qua a domani. Dotatissimo di pazienza, mi sembra. La lavoravo con i bambini. Cioè, io ricordo un momento, il momento più traumatico è stato. Adesso, finché non stai ferma, non ti dico più niente. Mamma, blendizza al centro. Ah, lo stai già facendo, sì. Bravo. Ok, vai a dare un'altra ripassatina alla schiena dell'orsetto. Con lo scuro? Sì, quello piccolino. Quello piccolino, sì. Con il medio. E poi ti direi che forse potremmo anche non usarlo lo scuro, se ti piace così. Perché lo rovino, vero? Me lo stai dicendo? No, perché più andiamo col colore più scuro e più c'è il rischio di poterlo rovinare. Ok, che per me è assolutamente quasi certo. Ma io una punta con quello piccolo lo darei. Dici che è troppo rischioso. La codina gli ho lasciato fuori. La codina la puoi fare già scura. Ok. Allora, Teresa Luzzi, ma esiste una tavola dei possibili abbinamenti di colori tipo i nuovo marker? Sì. Ne esiste una che sto facendo io. E che secondo me è un po' più attendibile rispetto a quella che c'è ufficiale, e perlomeno per quel tipo di colorazione che vi sto facendo vedere tramite Clelia. E non è ancora pronta, ma appena è disponibile ve la faccio avere. Nel frattempo ce n'è una ufficiale che comunque ha dei buoni abbinamenti, solo che secondo me sono delle colorazioni un po' staccate, difficili da armonizzare fra di loro. Okay. Stai andando con lo scuretto? Vorrei provare con lo scuretto, posso? Vai, sensei. Sì, sì, tanto poco. Sono carini. Sono carini. L'antipaticitudine, ne metto poco. Ne metto poco. Va bene. Dimmi qualcosa. Eh? No, stai parlando con lui. Oh, ciao Olaf. Oh, che fatica. Vabbè, adesso esagero umano. Devo andare a riposare. Credo di aver sbagliato colori. Perché hai usato quello che hai in mano e è quello più scuro. Sì. Ma adesso lo sistemo. Ne hai messo tanterrimissimo. Vero? Vabbè, non sono capace. C'è un motivo per cui ti ho chiesto di insegnarmi. Era un orso polare bianco. No, adesso è abbronzato. Grigio. Adesso guarda che lo sistemo e nessuno si accorgerà mai. Oddio. Vabbè, tanto brutto, no? No, è solo scuretto. È solo scuretto, vabbè. Ma a noi piacciono gli orsetti scuretti. Aspetta che metto, devo attaccare la ricarica. Aspettate, ok.
Ci provo anche con l'altro. Allora, il più scuro è il 79. Lo lascerei più chiaro al figlio. È giovane. No, è veramente giovane. Ci sono gli animali, sono più chiari. Va bene, non lo tocco. È vero, più. Non ridere. Non lo tocco più. Ma il musetto lo posso... Io l'ho lasciato bianco. Bianco, bianco. Okay. No, non è vero, gli ho dato un colpetto di grigio. Dell'89? Del, sì, del più chiaro. Dell'89. Che però è scuretto, non è? No, poi diventa chiaro. Ma poi è un colpetto, eh? Vabbè, io, cioè, definiamolo colpetto. Basta, l'hai colorato tutto. Vabbè, no, che adesso c'è il blender. Ma all'interno dell'orecchio lo posso fare rosa? No. Non ce l'hai? Quello che avresti dovuto fare era cercare di lasciare il pancino più bianco. Vabbè. Vabbè. Perché così sembrava ciccione come Sirius. No, lui è uniforme. Sirius è colorare un basta, direi. Basta per me, non si può dire più. Ok. Vabbè, direi anche basta. Le 8 qua, ma le montiamo? Devo ritagliare tutto. Comunque, che tu lo tagli con calma o velocità, lo tagli comunque male, quindi tanto male che lo fai. Vabbè. Allora, questo che è surgelato, no, questo ha una riga tremenda che proprio non mi piace. E adesso lo rifaccio così, perdonami. Non guardare. Allora, i sentiment sono... No, ho sbagliato, non importa. Usiamo Keep la volpina. Keep Cool è bellissimo. Keep Cool è meraviglioso, questo lo sembra che l'ho rovinato. E Merry Christmas, e poi Warm Fuzzy. Fuzzy? Sì. Questo, cos'è? Fuzzy, aspettate che tolgo un po' di zoom. Fuzzy è tipo elettrico, credo. Sai, il fuzzy è la TV quando sfarfalla. Adesso non lo so di preciso la traduzione, sai, mi cogli impreparata. Vuoi googolarlo mentre ritaglio? Sì, lo stavo googolando perché tu impreparata, io pes che ne pes. Detto in dialetto, peggio che peggio. Allora, what are the fuzzy you ask? Che sembra che tu abbia detto una cosa, una parolaccia, però. Lanugine. Lanugine, ah sì. Lanoso. Caldo. Sì, è bellissimo! Usiamo quello. Warm lanoso. Sono quelle cose assolutamente intraducibili. Invece nell'orsetto c'è The best thing about me is you. You are the very best. È bellissimo. You are the very best. È meraviglioso. Happy birthday to my baby bear. Together forever and ever apart. Maybe in distance but never apart. Thank you for always being there. Sono bellissimi. Adesso che mi si apre il mondo dei bamboccini, è finita. Roxana dice che piace, le piace comunque il tuo orsetto. Anche a me piace, grazie Roxana. Tu hai delle clienti che ti amano alla follia. Perché spaccio cose bellissime. Quindi sei una pusher. Ma certo, di cose legali, però... Non lo so, hai delle polverine da embossing che sono sospette. Non lo dire troppo forte, che poi la dogana non me ne fa più arrivare. Vedi tu, già una volta. Esatto. In cattivo stato. Quando è arrivata la fustella del procione della My Favorite Things, ho dovuto compilare tanto di dichiarazione doganale che non c'erano animali morti nel pacco che mi stava arrivando. Perché la descrizione era raccoon, dai, morto. Un procione morto. Non ti servono, Teresa. No. Però se vuoi preordinarli puoi farlo, perché arrivano poi. Sì, ne ha finite tutte le scorte, Clelia, volevo dirvi. Mi avete fatto fare questa prova. Ma il tutto era per farti montare l'espositore con tua madre. Grazie. È stato un bel regalo, sì. La nostra pusher di fiducia, scrive Milena. Sensei, ok. Allora, Tiziana Bencivinni dice, ma veramente cosa? Ma veramente cosa? E ci siamo persi tutti e due. Allora, io avevo preparato con tanto amore tre pannellini. Grigio, rosa, che cosa usiamo? Craft? Ecco, adesso fra un po' li vedo anch'io. Volevo mettere in mezzo, vabbè, questo ovviamente è da rifilare. Volevo fare un bannerino.
potrei fare un bannerino così e questi qua sotto che è tutto grigio. Adesso ragazze, quando chiede che cosa potrebbe usare, ha già deciso cosa vuole usare, quindi guardate la strategia. E tu Clelia cosa metteresti? Questo grigio. Ma guarda, grigio è proprio quello che avevo in mente anche io. Bene, sono molto felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, sensei, almeno per finta. Metti il blender, togli il blender. Stanotte mi addormenterò così. Questi sono i fiocchi di neve di Tommaso. Ah sì? Sì, embossati con la polverina trasparente. Ah, mi ha fatto firmare una dichiarazione dove dichiaravo che non c'erano animali morti, che non stavo importando animali, perché c'era questo. Tiziana, ce lo chiedi perché tu lavori in dogana? Perché potresti darmi una mano. Mamma, mi prendi quel punch che fa la bandierina? Perché sapete che lei chiede una mano a tutte le sue clienti. Non so se posso raccontarvi che cosa fanno le sue clienti. Se vuoi raccontarlo, sentiti libero, io intanto incollo. Perché lei non è... È un mese che voglio fare un bannerino, hai ragione, Milena, adesso lo faccio. Non ha tempo di aspettare i tempi burocratici di tutto il mondo e allora chiama le sue clienti e dice non è che tu potresti... Non lo faccio spesso, a dire il vero. Si offrono loro. Perché ho delle clienti carine. Mamma, quello che fa le punte. Fare un bannerino. Sì, è una vita che voglio fare un bannerino nel progetto del quaderno di Natale e non ci riesco mai. Che è finito sto progetto, vero? Sì, è finito. Sei felice? Era ora? Mi immagino. Quanti quaderni hai fatto? Tre e uno è da finire. Uno è da finire perché devo usare i ritagli. Il prosecco era troppo. Ah, non lo so, Alessia, adesso vediamo. Io intanto lo taglio. Faccio le cose. Guarda, mi è stato regalato una storia Valdobbiadene, prosecco superiore DOC Cordeli. Che avrei dovuto condividere e invece ciaone. Allora io lo farei ancora un pochino più stretto, quindi tagliamo mezzo centimetro di qua, però non mi gira la testa, quindi di gradi li deve aver persi per strada, oppure hai sviluppato una qual certa resistenza al prosecco. Ma no, adesso lo bevo da un annetto, non da 20.000 anni. Allora potrebbe essere una cosina così, poi magari questo lo accorciamo ancora. Allora, siccome li ho colorati tutti, i personaggi ci vanno tutti. Tutti, non sia mai che se ne lasci qualcuno fuori. No, adesso li strutturiamo di modo che ci stiano tutti. Ma quindi, tutti con gli orsi anche? Certo. Ma sono di un altro set. Fammi pensare quanto mi importa. Non li puoi mettere tutti. Ma chi lo dice che non posso? Adesso ti boicotto il live. Già no. Non mi sono fatto trovare per il live. E già sei stato veramente antipatico, quindi tagliamo. Questo lo tagliamo ancora. Roxana mi dice buon bando piadene. Allora, così. Ma quest'anno mi hanno ascoltato perché mi hanno regalato un sacco di bottiglie di prosecco e madre... Perché Clelia sì. Gli ha fatto togliere tutti gli alcolici. Tutti, basta. Per fortuna me ne ha tenuto uno scatolone da parte. Uno scatolone, cioè. Ciao. Allora, prendiamo il biadesivo. Li stai veramente mettendo tutti, adesso vengo lì. Vieni qua. Prova a dirmi qualcosa se vuoi. Ma perché no? Non stanno male come colori, è tutto grigio, grigio, grigio. Tra un po' sparisce il banner, ci credo Alessia, ci ha messo tutti i personaggi, se ne facevamo 90. Sei tu che mi hai detto coloriamoli tutti. Allora, decidiamo il sentiment prima. Il sentiment, tutti insieme appassionatamente. Why not, è il mio film preferito. Ma non capisco. Allora, io avevo anche questo, guarda, ma tempo sprecato. Guarda, avevo anche il tuo Merry Christmas qua. Non mi Io passerei al metodo classico. Cinzia, qual è il metodo classico? Nessuno mi ascolta più. No. Ma io faccio io. Quel Merry Christmas è meraviglioso. Sì. Ci mettiamo solo il Merry Christmas? No. Quando io vedo fare sembra tutto così semplice, poi vado e... No, ma se l'ha fatto lei, che serena. Sì, no, veramente, se l'ho fatto io. Tra l'altro, io lavoro in piedi. Cioè, nel senso, io lavoro adesso oggettivamente, ragazze, io lavoro in piedi e guardo attraverso il telefono. Se sono riuscita io a colorarlo, potete farlo serenamente anche voi. Allora, Cinzia mi scrive, io passerei al metodo classico, è più buono del prosecco. Cosa, Cinzia? È più buono del prosecco? Perché non si capacita? No, vabbè, non importa.
il metodo classico, dice Susanna. Già da magri, sì, tutti sono così carini e così carini. Sono amici. Chi? Chissà se riesco a staccarlo. No, dice che tutti i personaggi insieme sono carini. Sono molto carini. Io però adesso ho fatto un danno lì e volevo recuperare un pannellino che ce l'ho attacco sopra. Non è successo niente, non è successo niente, Bottalico, stabum. Stabum. Abba d'oro. Abba scrive che il biglietto della Clé sembra un rave party. È meraviglioso. Allora, incolliamo perché dobbiamo... Perché ne hai timbrato un altro? Perché mi è venuta male la prima timbrata, ma guarda, chi se ne accorgerà mai? Assolutamente nessuno. Io adesso perché ci... una livella laser non ce l'abbiamo. No, e non la vogliamo neanche, Bottalico. Ok. Il Merry Christmas lo mettiamo poi lì. E adesso giochiamo con i nostri amici. Questo lo mettiamo qui dietro così copre l'errore. Va. No? Io direi che è perfetto. No? Io direi che nessuno mi sta più ascoltando, però. È bello full. Sì. Io ci provo sempre con il clean and simple, fallisco sempre miseramente. Non capisco perché. Ah, guarda che Cinzia ti sta dando indicazioni. Forse stavi già leggendo, scusa, non... Prosecco di Tignole, il metodo classico, spumante con vitigno, pinot, più chardonnay, ovvero gli stessi vitigni dello champagne. Wow, Cinzia, se mi inviti a bere ci sono. Ma da quando mi sei diventato alcolico così? Ma no, solo il prosecco. Vini particolari, no. Ma poi un bicchierino, adesso io ne ho bevuto mezzo. Perché per avere me, cioè insomma, mi rendo conto che sia faticoso. Mi rendo conto che sia faticoso. Questo lo attacchiamo, il tuo Merry Christmas qui ci sta che è la morte sua. Guarda, farei anche due macchioline, ma il tempo, sono le 9 di sera. Cioè. Direi che anche basta. Ma guarda che sono tutti esperti, la rifermentazione viene in bottiglia, voi io non so di che cosa state parlando. Questa forse è un filo troppo spessorato. Tutti vicini e vicini, clean and simple, tipico della Clé. Che di clean and simple non ha absolutely anything. Questa l'avevo spessorata troppo, scusatemi. Cioè, tra i nuovi propositi di questo anno c'è un po' più di clean and simple, abbandonare la plastica per le tazzine dei live. Che non se ne fa più. E imparare a colorare i bamboccini. Vabbè, sui bamboccini si è già un pezzo avanti. Sensei, dici che va bene? Sì, è esattamente come l'avrei fatta io. Ci metto due sbirrucichini. Sì, facci colare sopra delle nuvole, perché quelle 7-800 gocce di nuvole non le vuoi mettere? Volevo risparmiarle, io le metterei, ma so che poi... Guarda, sai cosa ci puoi mettere? Una bella spruzzata di acqua scintillante. Non so. Meglio, di gocce di rugiada. Di gocce di rugiada? Però... Lo spruzzi sono ad alcol, non succede niente. Prendiamolo. Lo stai prendendo nuovo sul serio? No, l'ho preso dal mio cassettino. Ti vedo. No, adesso lo cerco, aspetta. Che palle. Allora, i video condivisi così non mi piacciono però. Scusi pure con le cose nuove e alla tua sinistra. Tu sei andata alla tua sinistra. Ma sai prima che trovo le tante cose? Ragazzi, è incredibile, pur di non cercare i boccettini che ha mischiato in un unico scatolone, per fortuna che è solo quello,
il contenitore vi prende nuovi. Lei si è girata a sinistra e ha preso un prodotto che ne avrà 8 aperti. Nuovo! È vero! Adesso è andata a cercarlo perché io l'ho vista. Non lo trovo! Due paillettes suggeriscono. Due paillettes. E Samantha dice che polvere è usato per imbossare. La polvere trasparente della Nuvo e l'argento della Nuvo. La polvere trasparente della Nuvo e l'argento della Nuvo. E l'argento della Nuvo. Non lo trovo, botanico. E mi sono un po' rotta. Usiamo questo. To, guarda. Finito, che non si vede, però adesso lo avvicino. Ah, io avrei proprio spruzzato. Ah, avresti spruzzato? Ho fatto le goccine da lontano. No, ma lascialo così. Sì, no. Già. Allora, live faticosissimo, grazie a praticamente le 100 persone che sono state con noi in questo brave processo faticosissimo. A tutte. A tutte, c'è un buono sconto da spendere in prodotti Tommy Art o in Valium, a seconda di che cosa ritengono essere più opportuno. Allora, sul sito trovate il prodotto contenitore. L'azzurro lo cambiamo, che non è il 401. Sì. E invece il 491, adesso lo cambio. Trovate tutti i pennarelli che ho usato e che saranno nuovamente disponibili tra inizio gennaio e metà gennaio, insomma appena ci saranno tutti gli assortimenti. Madre sta cercando il goccio di rugiada, ma è tardi. E, ci sono anche tutti i timbri, che i due set che abbiamo usato e gli altri che avrei voluto usare, che magari usiamo in realtà nei prossimi giorni. Vi facciamo gli auguri, perché in realtà domani non credo di riuscire a fare il live, quindi ne approfittiamo oggi, tutte e due. Siamo nel 2020! Siamo praticamente nel 2020, sarà un anno difficilissimo se mi devi insegnare a colorare, mamma mia, mamma mia. Mm-hmm. Noi non abbiamo ancora preso d'attacco i fiori, i paesaggi, la frutta. La frutta, ma chi la... ma la frutta, no, i fiori sì, i paesaggi, ma io non coloro i paesaggi, cioè posso vedrai, fare. Vedrai, ti farò colorare anche la coda del gatto. Del mio gatto, di Sirius. Ciao Sirius. Ciao Sirius, stasera facciamo una cosa diversa dal solito. Non so come la prenderebbe. Vabbè, allora trovate tutti i timbri che avevo scelto e Tommaso ne ha bocciato tre quarti, però prima o poi li useremo anche gli altri, perché secondo me sono facili, sono carini, sono dei bamboccini deliziosi. Per ora abbiamo usato questi, è stato un live faticoso, grazie per chi è rimasto con noi nonostante i 4 tentativi, non so come mai non si sia riuscito a fare il live condiviso, boh, pazienza, ci organizzeremo meglio per la prossima volta. Tanti auguri, ci risentiamo nell'anno nuovo, tra un anno. Domani non credo che andrò live, ma vi scrivo per farvi gli auguri. Buona serata, grazie a tutti, ciao ciao! Ciao, ciao, ciao.